giornale radio della Lombardia. La Lombardia rischio zona rossa, tutta la regione oltre il limite dei 250 positivi per 100.000 abitanti, nuove restrizioni in arrivo. Vaccinazione anti-Covid direttamente nei luoghi di lavoro, primo accordo in Italia, l'intesa regione industriali. È tornata a casa nel Varesotto Deborah, la donna con una patologia rara, ha potuto curarsi negli Stati Uniti grazie all'aiuto di molti e al volo dell'azienda sanitaria Insubria. Giovedì 11 marzo, San Costantino, alle 7.18, la prima edizione del Gazzettino Padano, il giornale Radio Rai della Lombardia. Buongiorno da Andrea Silla con la regia tecnica di Alberto Gaidano. Subito la viabilità con le notizie di Radio Traffic, Marco Casa. Un saluto a voi tutti all'ascolto. Segnalo code per incidente sulla 1 Milano-Bologna tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano in direzione Milano. Code per lavori sulla A9 Lenate Como Chiasso tra Como Centro e Monte Olimpino in direzione della Svizzera. Sulla A4 Milano-Venezia code a tratti per lavori tra Sirmione e Brescia Est in direzione Milano. Ancora sulla A4 ma a tratto milanese per il solo traffico intenso code tra Piro e Monza in entrambe le direzioni. Code per traffico anche sulla Milano Meda tra Cesano Maderno e Cormano in direzione Milano. Queste le principali notizie al momento, guidate con prudenza e fate un buon viaggio. Ora le previsioni del tempo dal Centro Geofisico Prealpino di Varese, Camilla Galli. Una perturbazione collegata alla bassa pressione con minimo a nord delle isole britanniche raggiunge nel pomeriggio le nostre regioni. È atteso un aumento della copertura nuvolosa accompagnato da deboli piogge. In seguito un nuovo aumento della pressione atmosferica, tempo stabile, giornate soleggiate e asciutte. Previsioni. Questa mattina ancora in parte soleggiato, poi aumento della copertura nuvolosa. Nel tardo pomeriggio e in serata locali e deboli piogge con nevischio in montagna oltre 1200 metri. Temperature massime previste tra 11 e 14 gradi, minime tra 2 e 5 gradi, zero termico verso 1800 metri. Venerdì nuvoloso nella notte anche all'alba con locali piovigini, poi soleggiato e asciutto con passaggi nuvolosi estesi lungo la barriera alpina. Temperature massime in aumento. Con questo è tutto, vi saluto e vi auguro buona giornata. Il Gazzettino Padano. Il governo rivia la decisione sulle restrizioni, nuovi divieti scatteranno da lunedì, probabile una Pasqua blindata, ma si discute anche di weekend rossi con la chiusura di bar, ristoranti e negozi. Tra i provvedimenti allo studio anche quello caldeggiato dal Comitato Tecnico Scientifico. Zona rossa automatica, 250 casi ogni 100.000 abitanti, la Lombardia è a 311. Vaccinazione anti-Covid anche in azienda, la Lombardia prima regione in Italia ad approvare un protocollo d'intesa. Il nodo resta quello delle forniture, la Lombardia però è fiduciosa, anche forte del fatto che AstraZeneca, proprio su insistenza della regione, sarà somministrabile anche a chi ha più di 65 anni e guarda avanti si organizza. È di ieri la firma del primo protocollo in Italia per vaccinare direttamente nei luoghi di lavoro ed è già stato inviato a Roma, sottoscritto da Confindustria, Confapi e Associazione Medici del Lavoro. L'applicazione è contemporanea con l'avvio della campagna nazionale per le vaccinazioni di massa, mentre l'impegno della Lombardia per le categorie è di ultimare le somministrazioni entro giugno. Restano perplessi i sindacati ai quali vanno le rassicurazioni del mondo imprenditoriale e delle istituzioni. È un'opportunità, alleiamoci. Al momento Confindustria Lombardia, attraverso il suo presidente Marco Bonometti, fa sapere di essere in grado di vaccinare sino a 400.000 lavoratori, ma ha chiesto anche di essere riconosciuta come soggetto erogatore accreditato. Nel quel caso potrebbe arrivare, dice sempre Bonometti, a 150.000 dosi la settimana. Donatella Negri, TGR Lombardia. E intanto cresce la pressione sugli ospedali come a Cinisello Balsamo. 114 pazienti Covid ricoverati, 6 dei quali in terapia intensiva, ma i letti non bastano. All'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo oggi chiuderà il reparto di chirurgia per ricavare 23 posti Covid. Nel fine settimana ne saranno aperti altri 6 in terapia intensiva. Qui arrivano i pazienti di 6 comuni del nord Milano, un bacino di 250.000 persone. Analisa Fumagalli, direttore sanitario SST Nord Milano. Quello che stiamo osservando è soprattutto un'età media più giovane.
Cosa è dovuto a questo aumento? Sicuramente le varianti che stanno circolando sono varianti più contagiose. La cosa fondamentale però sono i comportamenti. A Cinisello Balsamo l'incidenza è passata in 6 settimane da 89 casi a 357 ogni 100.000 abitanti, con una soglia d'allarme a 250. Per fermare il contagio il sindaco ha chiuso piazzette e luoghi di ritrovo. I positivi sono poco meno di 400, numeri lontani dal picco di 1.500 registrato in autunno. Gli abitanti sono comunque preoccupati. Fa veramente paura, perché con le varianti che ci sono, questa fa paura. Maria Itri, TGR Lombardia. La marijuana più redditizia della cocaina ha scoperto un traffico dalla Spagna alla movida milanese. I soldi si fanno, ma Milano è piena di roba. Parlavano così due degli arrestati. Sulla piazza troppa cocaina. Un commercio in cui trafficano tutti, dicevano, tanto da non riuscire più a venderla. Noi abbiamo tenuto la bianca in casa per mesi, si lamentavano, intercettati. Così avevano pensato di ristrutturare il business e passare alla marijuana, vendendone molta di più. Per abbattere i costi erano addirittura passati alla coltivazione diretta all'estero, con una piantagione sulle colline del nord della Spagna, avviata con l'aiuto di un esperto agronomo. Quasi 8.000 piante, 6 tonnellate, per un valore sul mercato di oltre 20 milioni di euro. Stupefacente che sarebbe finito nei comuni dell'Interland, soprattutto a Rozzano, con una barberia al centro dei traffici. Ma non ci sono riusciti, prima il maxi sequestro a luglio. 8 gli arresti della Guardia di Finanza ieri nell'operazione con la polizia locale, un'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia, che ha già portato al fermo di altre 10 persone in 2 anni, cittadini albanesi e italiani. Sullo sfondo gli interessi dell'Ndrangheta. Oltre alla cellula che si muoveva fra Italia e Spagna, sgominati altri due gruppi che spacciavano nel milanese. Uno per comunicare utilizzava sofisticati cellulari criptati, l'altro cercava clienti nei locali più esclusivi della movida, con un detenuto che partecipava alle operazioni dal carcere. Maria Chiara Grandi, TGR Lombardia. Il caso di Carlotta Benusiglio, la stilista trovata impiccata 5 anni fa, la procura ha chiesto il processo per il fidanzato. Per 3 volte la richiesta d'arresto avanzata dal pubblico ministero nei suoi confronti era stata rigettata. Ora la procura di Milano ha chiesto il processo per Marco Venturi, accusato di omicidio per la morte della fidanzata, la stilista 37enne Carlotta Benusiglio, trovata impiccata con una sciarpa a un albero a Milano il 31 maggio del 2016. Una parabola giudiziaria complessa, quella di Venturi, che risponde anche di stalking e lesioni. Da persona informata sui fatti 5 anni fa, col fascicolo in via di archiviazione, ha indagato per istigazione suicidio, fino ad accusato di omicidio volontario aggravato. Secondo una perizia del 2018, sul corpo della donna morta per asfissia non c'erano lesioni riconducibili a un eventuale strangolamento, ma allora per gli inquirenti non era stata valutata la sindrome di Eagle, un problema del collo di cui la stilista soffriva. Secondo la ricostruzione del pubblico ministero, che ha chiuso le indagini a ottobre, Venturi avrebbe ucciso la fidanzata per futili motivi, con dolo d'impeto, stringendole al collo una sciarpa oppure il proprio braccio e simulando poi l'impiccagione. Ora l'istanza della procura passerà al vaglio di un giudice. Sara Grattoggi, TGR Lombardia. Deborah è affetta da una malattia genetica curabile solo negli Stati Uniti. Ora ha voluto ringraziare chi l'ha aiutata. Cosa ha pensato durante questo volo speciale? Ero un po' spaventata, perché comunque le mie condizioni di clinica e di salute si erano aggravate molto e quindi non vedevo l'ora di arrivare, perché il viaggio è lungo. Deborah Iori, grazie ad un volo speciale per gli Stati Uniti, finanziato da Regione Lombardia, ha avuto cure per la mitocondriopatia, patologia rara, altrimenti irreperibile, e per lei salvavita. Le mie condizioni cliniche attuali si sono stabilizzate, sto molto meglio e mi hanno rifornito di tutta la terapia da adesso fino al prossimo ricovero programmato, che sarà a novembre. Deborah Iori ringrazia chi ha contribuito alla raccolta fondi per pagare la costosa terapia, a cominciare da chi l'ha lanciata, l'associazione Luca Coscioni. Vorrei ringraziare di cuore tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta fondi con grande solidarietà e spirito di vicinanza. Spero di riuscire a fare in modo che questo iter burocratico, sia per me e che per altri che soffrono di malattie rare, sia una cosa più semplice, più facile. Elisabetta Santon, TGR Lombardia. E ora la rassegna stampa con Silvia Zerilli. Altri 1.000 contagi, Brescia la provincia più rossa d'Italia. Dopo 2 giorni i nuovi positivi risalgono a 1.080 nella prima settimana di marzo, 585 casi ogni 100.000 abitanti. La zona rossa si avvicina, dal giornale di Brescia.
Dal Corriere della Sera Milano, vaccini, tocca ai malati cronici, dalla prossima settimana iniezioni per 350.000. Siglato un patto con la regione per la profilassi nelle aziende, le associazioni per disabili, ritardi incomprensibili, noi isolati da un anno. Dalla Gazzetta di Mantova, la lotta alla pandemia, sui contagi, la positività aumenta verso altri divieti e restrizioni. Nel mantovano 234 nuovi casi, il Poma, vaccinazioni di massa al via prima di Pasqua. Ora le notizie in primo piano sull'Eco di Bergamo con Alberto Ceresoli, direttore del quotidiano. L'Eco di Bergamo apre oggi il giornale occupandosi ancora di Covid. La situazione non è rosea nemmeno nella bergamasca. Negli ultimi 7 giorni i contagi sono saliti ancora del 33%, una percentuale più bassa rispetto ai 7 giorni precedenti, ma la pressione anche sugli ospedali resta molto alta. Ci occupiamo poi della Volley Bergamo, la Foppa Pedretti, che chiude la propria storia dopo anni di trionfi. L'annuncio è stato dato ieri dal presidente Bonetti. Da Il Giorno, omicidio Pozzi, la figlia assolta dall'accusa di essere la mandante dell'omicidio del padre Maurizio. Nessuna prova, solo illazioni, le motivazioni della sentenza. Dalla provincia di Como, italiani in Svizzera sono 70.000, ancora necessari per l'economia. Il rapporto annuale evidenzia come neppure la pandemia abbia fermato il flusso di lavoratori, in 10 anni più 68,5%. Dalla Repubblica Milano, statale, il latino diventa obbligatorio anche per storia e scienze culturali. Il rettore è la chiave per l'accesso ai saperi umanistici. Ci saranno corsi di base per chi parte da zero. Le riprese del film su Gucci da Il Giornale Milano, cast stellare, set nostrano, Lady Gaga e Al Pacino elettrizzano la città. Ieri la statale, oggi il quadrilatero, sono set, la cantante nei panni di Patrizia Reggiani. E infine dalla Gazzetta dello Sport, notte da diavoli, Europa League, rossoneri a Manchester, Milan d'emergenza con Leao e Chessy nel tempio United, oggi alle 18.55. È tutto, buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio della Lombardia.